Namaste, io sono East Brave e bentornati all'ultimo episodio, se tutto va bene, con i Blitzkrieg su Into the Breach. Cosa ho fatto dallo scorso episodio? Ho dato la bordata di missili e tutti quanti i potenziamenti in modo che avesse subito una possibilità di fare due danni a tutti. Speriamo che vada bene. Andiamo all'alveare vulcanico e spacchiamo un po' di personaggi. Allora, tu vai qua che puoi fare più danni, tu vai qua e tu vai qua. Hai un solo utilizzo, però potrebbe veramente salvarci la vita questa cosa. Allora, iniziamo. Vediamo cosa fanno. Arrivano ovviamente i nostri amichetti. 1, 2, 3 e 4. È una mappa leggermente diversa dal solito. Questo è un problema, sì. Questo è un problema relativo, ma sì. Questo sì. Quindi abbiamo due problemi. Allora, tu potresti colpire questi. E uno lo sposteresti anche, quindi è ancora meglio. Tu puoi attirare lui qua. Quindi tu, mi sembra che la soluzione migliore sia attirare questo e questo muore. Tu potresti attaccare questo. Sto pensando se tu puoi fare qualcos'altro. No. Allora, tu vieni qua e attacchi questo. Ottimo. Potevo anche attaccare in modo da lasciare almeno la roccia qua e lui finiva dentro lì. Ma va bene lo stesso. E tu a sto punto vieni qua e fai così. Perché non si è mosso? Perché ho sbagliato il giro. Ho sbagliato la posizione. Tu vai qua e fai questo, ma qua. E allora approfittiamo per fare di nuovo questa cosa. Quindi tu vieni qua e attrai lui. E tu vieni qua e butti questo lì. Ok, quindi il primo turno è andato. Fuori uno. Fuori due. Questo attacca il nulla. Un sacco di gente. Attenzione che c'è anche lo psionico che ci fa danno. Questo è morto. Questo non è un problema. Questo sì. Questo no. Questo sì. Ok, comincia ad esserci poco spazio. Allora, questo può essere spinto in mare. Per spingerlo in mare tu spari qua. Però se tu spari qua se tu spari qua, questo finisce in mare e questo sta fermo perché è solo lateralmente. Tu sei un problema. Tu sei un problema. Però tu puoi essere, non puoi essere attirato. Però tu potresti colpire entrambi loro due e spingere questo su questo, gli farei 3 danni, questo muore. Forse è arrivato il momento di usare i missiloni. Vai. Sì. Ah, che stupido, non avevo tenuto conto che questo era automaticamente già morto e anche questo. Va bene. Va bene lo stesso, adesso bisogna uccidere quello però. E per farlo tu ti muovi e spari a questi. Tu ti sposti da qua. Non puoi spostarti da lì? Perché sono stato stupido? Sono stato molto stupido. Siamo giocati il pilota. Per fortuna non era il pilota migliore dei tre, ma almeno abbiamo vinto praticamente. Perché c'è ancora un turno. Tu puoi bloccare questo e questo. Tu puoi ripararti. E abbiamo solo due nemici da affrontare adesso. Ah. Ok, uno sarà anche incendiato. Questa è una minaccia, sì. E questo pure.
però tu puoi fare 3 danni e tu puoi fare 2 danni, ma tu non arrivi a quello. Però tu puoi spostare questo in avanti e tu puoi sparare a lui. Tu devi essere qua per sparare a lui, oppure devi essere qua per spostarlo. E tu vieni qua in modo che eviti di e lo sposti lui. Ok, almeno una lotta l'abbiamo finita. E adesso per fortuna nella seconda missione ci viene restituito il robot ma senza pilota. E quindi andiamo a fare la missione finale sul filo del rasoio. Andiamo giù. Ok, allora. Boom, 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 boom. Noi tre abbiamo già fatto un danno, perfetto. Ah, non ho potuto scegliere io dove poterlo piazzare, vero? E la bomba probabilmente viene messa dove c'è il nemico a fianco a me. Esatto. Ok, allora, 1, 2, 3 caselle. Questo prova a essere lì. Basta spostarlo di uno. Questo è un problema, due problemi e tre problemi. Quattro problemi subito così. Allora, se tu ti spiazzi qua, lui finisce... Lui si muove? Carica? O non mi ricordo se carica questo. Sì, carica, quindi se lui lo spostiamo qua finisce dentro, ok. Quindi tu potresti saltare qua, ma lui finirebbe qua. E comunque mi minaccia questi. Però almeno uno dei due può fare qualcosa. Tu puoi attirare lui. Lui ha massiccio. Questi Vex sono immuni all'acqua. Possono uccidere più difficili. Possono essere più difficili. L'acqua può impedire di sparare. Non riesco a capire se infligge fuoco alle unità che sopravvivono. Quindi questo non muore quando finisce qua dentro. Ma almeno gli togliamo l'attacco. L'altra alternativa è che andiamo a colpirli entrambi. Gli facciamo due danni. Questo muore e questo si fa due danni. Possiamo raggiungerla dietro. Potrei spingere questo su questo. Lui si farebbe tre danni e poi lo attiriamo fuori. Tu potresti saltare lì. Tu potresti attirarlo fuori in modo che lui evita di colpire questi due. Quindi voi due dovreste essere impegnati qua e tu devi salvare entrambi. Per salvare entrambi non puoi, perché dovresti finire là dietro. Per finire là dietro dovresti finire qua in modo che uccidi lui e lui lo spingi, e in modo che lui finisce qua. Sto pensando se il masso può aiutarci un po' di più. Il masso potrebbe servirmi a uccidere questo e muovere questo di qua. E poi tu dovresti... Ok, allora il masso ci aiuta a sconfiggerne uno e a fare in modo che lui vada nella lava. Poi tu puoi attirare questo e tu puoi spingerlo. Sto pensando se c'è una posizione. Ah, tu puoi spingere lui e tu però non puoi attirare lui. Ah, forse lo attiri prima. Sì, quindi tu vieni qui e attiri lui, che così non colpisce niente. E tu vieni qua e spingi lui. Ok, in questa maniera. Allora, vediamo. Nessuno dei miei viene ucciso, per fortuna. Tu finisci lì e non ti fai danno. Tu muori direttamente. Tu attacchi il niente. Ok, è arrivato uno con un problema. Questo va lì e minaccia lì. Questo va lì e minaccia questo. Questo va lì e minaccia questo. E questo va lì e minaccia questo. Allora, se tu attacchi, colpisci tutta sta gente
che sarebbe molto buono per noi per fare un po' di danno vario, ma non basta a uccidere praticamente nessuno. Però ti beccheresti 3 danni e 3 danni da questo. Perché non becco quello dietro? Perché non è dietro di me, effettivamente. È arrivato il momento della bordata micidiale di nemici. Dobbiamo spostarci per forza. Tu hai possibilità di spostare qualcuno su qualcun altro. Dovresti spostare... tu hai 6 di energia, quindi se faccio i 4 più i 2, i 2 più 2 più 3 fa 6 e quindi lo ucciderei. Ok, quindi tu devi spostarti da qua. Tu devi attaccare questo e questo fa carambola e poi lo uccidiamo con l'attacco generale. L'unica è che tu devi fare in modo se tu riuscissi a venire in questa casella, non puoi venire in questa casella. No, tu devi solo levarti dalle scatole e fare i raggi. Ah, tu devi, non puoi star fermo. Annulla. Devo tirarlo via da lì prima. Devo tirarlo via da lì e per tirarlo via da lì devo... Come cavolo faccio a tirarlo via da lì? Non posso? L'unica è mettersi in questa casella e tirarlo via. È l'unica maniera che ho di fare questa cosa. Però adesso avrei risolto una minaccia e due minacce, perché tanto tu non attacchi niente. L'unica è questa, la minaccia adesso. Però tu puoi attaccare comunque tutti quanti. Però attaccheresti anche me. Mi piace sta situazione. Tu potresti spostare questo qua e muore. Quindi tu vieni... No, però forse è meglio attaccare questo. Però se attacco questo, tu vieni spostato indietro e eviti di beccarti il colpo suo. Giusto? Quindi tu fai così. Tu ti beccherai 2 danni da lui, ma non il danno da lui. Allora, questo è morto, questo è morto. Questo non è morto, questo non è morto. Questo mi fa 2 di danno qua. Ah, fuori uno, fuori due. La bomba esplode, questo attacca al nulla. Ciao. Ok, abbiamo 4-5 nemici. Allora, questo minaccia lì. Questo lì non è un problema. Questo non è un problema. Questo sì. E questo pure. Allora, però abbiamo ancora il... la possibilità di fare danno a un po' di gente contemporaneamente. Però hanno tutti un sacco di energia. Allora, tu non sei un problema, tu non sei un problema, tu sei un problema, però tu puoi essere attirato e finire dentro qua. Tu puoi andare qua in fondo e spingerlo, e tu puoi spingerlo via, e mi risolve. Quindi tu vieni qua e spingi lui. Questo è un problema. Ah, però fa solo 3 danni alla bomba, quindi in realtà no. Adesso devo capire se possiamo... Ah no, la bomba viene distrutta prima dalla cosa qua, quindi no. Tu devi metterti qua e spostare lui. E tu devi metterti qua, che tanto la bomba non ti fa niente, e attirare lui. Ok, ultimo turno. Boom. Questo va lì. Adesso c'è la fila di minaccia.
Eccolo là, una fila storta, ok. Una minaccia, 2. 3. 4. 5 minacce? 4 minacce mi sembra. Allora, ultimo turno. Tenendo conto che abbiamo 5, questa possiamo ignorarla completamente. Questa basta spostarlo di 1. Per spostarlo di 1 mi posso lanciare lì. Tu vieni qua. Ok. Questo mi attacca qua, non mi danneggia questo. Questo morto. Questo non è morto, però posso fare così eventualmente. E poi tu a sto punto puoi fare il danno a tutti? Non c'è neanche servito usare il danno per tutti. Beh, in realtà questo muore se io lo danneggio adesso. Però posso anche... posso anche andare... no, se vado qua muoio. Tenete. Quindi questo muore il prossimo turno. Questo è l'unico che manca. Questo è morto. Questo è morto. Questo si becca il danno da lui, ma è muore prima. E allora tu vieni qua. Abbiamo vinto? Yes. Ha pure resistito. Molto bene. E abbiamo finito anche con i Blitzkrieg. Alti e bassi, abbiamo iniziato molto bene, poi siamo scesi in picchiata alla terza isola e poi siamo risaliti a fatica. Ma ce l'abbiamo fatta. Bravi ragazzi. Anche perdendo il pilota nell'ultima missione. Kaboom! Vittoria di squadra. Vittoria di squadra? Vediamo cosa vuol dire vittoria di squadra. Comunque, forse perché abbiamo sconfitto è la quarta squadra che facciamo la vittoria. Grazie a Hayes Harold e l'autopilota cibernetico. 18.614 su 20.000, un po' di meno rispetto a quello che potevamo fare, però non male, non male. Continueremo allora con questo pilota qua. Allora, abbiamo sbloccato la quarta isola, abbiamo questo delle caselle, questo dei VEC, c'è solo questo da fare che probabilmente faremo offline. E adesso la prossima missione, la prossima volta giocheremo con i judoka d'acciaio, che sono mech judoka, mech d'assedio e mech gravitazionale. Vedremo di esplorarli nel prossimo episodio. Io sono Mr. Brave, grazie ancora della visione. Namaste! Adio.